Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo alla seconda domenica di Quaresima, fratelli e sorelle carissimi, detta anche la domenica della trasfigurazione, perché in ciascuno dei tre anni liturgici viene presentato sempre lo stesso Vangelo, quello che abbiamo già ascoltato, l'episodio della trasfigurazione, così come domenica scorsa, se ricordate, c'era, come in ogni prima domenica di Quaresima, il racconto delle tre tentazioni di Gesù. Le prime due domeniche di Quaresima sono fisse per ciascuno degli anni liturgici, mentre dalla prossima cominceremo un percorso diversificato, che per il Vangelo secondo Matteo vedremo passerà per gli episodi della Samaritana, del cieco nato e della risurrezione di Lazzaro, la terza, la quarta e la quinta domenica di Quaresima. Poi ci saranno le Palme e poi Pasqua. Bene, perché, quindi, se voi capite, se questo è un Vangelo fisso, quindi vuol dire che tutti gli anni, vuol dire che qui c'è un messaggio importante. Ecco perché ogni anno, la seconda domenica della Quaresima, quindi la Quaresima è appena cominciata, che senso c'ha questo Vangelo? Per comprenderlo bisogna fare un passo indietro e ricordare che secondo le testimonianze autorevoli fin dai tempi antichi, Gesù ha fatto vivere questo episodio, e lo sentiremo se facciamo attenzione anche nelle preghiere liturgiche della Messa, anche nel prefazio se fate attenzione, ha fatto vivere a questi tre apostoli, che erano le tre colonne, sapete, c'erano i dodici e tra i dodici c'erano questi tre, San Pietro sappiamo tutti chi era, San Giovanni, l'apostolo prediletto, l'autore del Vangelo, e suo fratello San Giacomo, Giacomo di Zebedeo, che fu il primo tra i dodici apostoli ad essere martirizzato, dopo Santo Stefano, ma il primo dei dodici a morire martire sotto Erode Agrippa, non molto dopo l'ascensione di Gesù. Cosa gli fa fare? Se li porta su questo monte quando? Non molto tempo prima del mistero della sua morte e della sua passione. Quindi un pochino di tempo prima, non tantissimi mesi prima, gli fa fare questa cosa. Che cosa succede di fatto sul Monte Tabor? Cosa fa vedere loro Gesù? Gli dà una sorta di dimostrazione, una sorta di anticipazione della sua gloria. Lo vedono trasfigurato, in greco è metamorfè, cioè gli si cambiano i connotati. Voi vi ricordate che Gesù risorto, poi lo vedremo, no, al tempo di Pasqua, lo riconoscevano le persone di Gesù risorto? No, perché era lui, ma con i connotati cambiati, divinizzati, quindi avviene questa manifestazione della natura divina di Gesù che era nascosta dietro la sua umanità, quindi le vesti sfolgoranti, come sono le condizioni dei beati in cielo, il volto trasformato in sole, trasfigurato, la voce del Padre, Mosè ed Elia, questi personaggi che sono i più rappresentativi dell'Antico Testamento. Cosa gli sta dicendo Gesù ai discepoli? Chi sono io? Sono Dio oppure no? Con il Padre che dice questi è il figlio mio, una delle tre volte che il Padre parla nella Bibbia, l'abbiamo sentito una non tantissimo tempo fa, poco dopo Natale, nel battesimo, no? Questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, qui dice questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo, quindi capito? Direbbe Gesù e gli dice attenzione, non parlate di questo a nessuno prima che io sarò risorto. Cioè, cosa gli ha fatto vivere? Guardate, ricordatevi bene questo episodio, perché quando mi vedrete pieno di sputi, flagellato, coronato di spine, appeso a un patibolo infame, non vi venga in mente di pensare, ma chi era questo? Ma siamo proprio sicuri che era così? Ricordatevelo, non lo dite a nessuno, ma ricordatevelo. Solo Giovanni si è ricordato bene, perché poi insomma gli altri due durante la passione, come gli altri undici, invece San Giovanni ci ha avuto la forza almeno di tornare sotto la croce dopo la prima defaianza. Quindi il senso è, prima della passione, che metterà a dura prova la fede, ti faccio vedere che io sono veramente Dio. Quindi perché questo Vangelo la seconda domenica di Quaresima? Perché la Chiesa auspica, crede e spera, ed io che sono ministro della Chiesa e vostro piccolo pastore, rappresentante del grande pastore che è il Vescovo qui nella diocesi, spero anch'io che stiamo prendendo sul serio il tempo di Quaresima. Il tempo di Quaresima, vedete come sono i colori, è un tempo di penitenza, è un tempo di conversione.
La penitenza e la conversione sono operazioni, secondo voi, impegnative o no? Laboriose o no? Faticose o no? Beh, se uno fa qualche digiuno, sì, un po' soffre, giusto? Se uno fa qualche rinuncia, un po' soffre. Quando facciamo l'elemosina, dice l'elemosina è elemosina solo se fa male alla tasca. Capite? Quindi se uno durante sta quaresima dice mo facciamo una bella elemosina, insomma, dopo va in giro un po' storto perché la tasca gli ha fatto male. Quindi è una sofferenza, giusto? Pregare un po' di più. Oggi si prega poco, anche nelle attuali, mi perdonerete, circostanze storiche, non serve. Io parlo anche a nome del Vescovo, che raccomanda sempre di essere seri, ma di non diffondere panici o agitazioni. No, noi siamo credenti, quindi siamo consapevoli di tante cose, ma confidiamo in Dio, confidiamo nella forza della preghiera. Questo non è il tempo di farsi prendere dal panico, è il tempo di pregare, di chiedere aiuto al Signore, di confidare nel Signore con fede, capite? Quindi di vivere seriamente, ma anche serenamente, gli eventi che stiamo vivendo. No, stanotte, qui staremo tutta la notte a pregare, quindi qualche coraggioso parteciperà. Quindi, certamente passare una notte in preghiera, insomma, devi combattere un pochino contro il sonno, è faticoso, quindi sono tante piccole o medio grandi fatiche. Allora la Chiesa ti dice, trasfigurazione, vai avanti, d'accordo, perché tutto questo finisce in gloria, quindi persevera, impegnati, convertiti, come stavo detto nelle ceneri, lavora su te stesso, non temere, lascia il peccato, lascia quel vizio, devi soffrire un po', questa è la quaresima, è tempo buono, chi fuma, via, chi ha qualche brutto vizio, chi gioca, via, chi beve, via, questo è il momento opportuno per fare tutti quanti i tagli possibili e immaginabili. Chi ha qualche vizio, no, parlo tanto dei vizi, poi stanno vizi anche peggiori. Quando è chiaro che se uno ha il vizietto di bere, lo capite, no? Se uno deve dopo smettere di bere, soffre, d'accordo? Se uno ha il vizio di fumare, se smette di fumare, ve l'assicuro, soffre, d'accordo? Se uno ha il vizio del gioco, se smette di giocare, soffre, perché sono delle abitudini, quindi sono delle sofferenze, ma queste non sono sofferenze gratuite, sono sofferenze finalizzate alla vita, necessarie, per questo che la Chiesa ci fa percorrere questo tempo. Quindi mi raccomando, guarda bene, finirà a Pasqua. Prima di venire qui, molti di voi, vedo presente, abbiamo fatto un incontro di Catechismo per gli adulti un po' quaresimale, dove si parlava dell'inferno. La cosa brutta dell'inferno è che si soffre e non passa mai. Invece in questa vita, ecco, le sofferenze che noi abbracciamo in obbedienza alla volontà di Dio, per amore del Signore, le abbracciamo con amore perché sappiamo che sono temporanee e che ci portano frutto di vita e di santità. Ecco perché lo facciamo volentieri, pur essendo evidentemente cose impegnative. Questo è il senso di questo Vangelo. Evidentemente c'è anche un'altra dimensione, no? E chiudiamo questa prima omelia. Gesù viene trasfigurato, quindi anche il cammino stesso di Gesù, quindi questa salita sul monte, no? Io ricordo benissimo la prima volta che andai in Terra Santa, lo racconto sempre, e ci portarono i frati, ci fecero fare il monte Tabor, che non è una grande montagna, però più alto di Sermoneta, sono 400-450 metri, tutta a piedi, insomma è una bella impresa, no? Quindi tu ti fai questo monte a piedi, no? Sapete che il monte è figura dell'incontro con il Signore, e su quel monte Gesù si trasfigura, no? Quindi c'è questo altro simbolo, quindi il cammino quaresimale è questa salita sul monte, questo impegno, che però se tu lo percorri a Pasqua arriverai trasfigurato. Se noi diventiamo un po' più cristiani, ci convertiamo un po', la nostra vita viene trasfigurata. Sapete qual è un complimento bellissimo che vi auguro di poter sentire? Quando uno cerca di camminare un pochino dietro il Signore, passa qualche anno e viene qualcuno che ti dice: ma come sei cambiato? In meglio, non ti riconosco più. Guardate, se succede una cosa di questo genere bisogna andare a fare la festa, perché vuol dire, non che noi siamo Superman, ma vuol dire che ci abbiamo messo un po' di buona volontà e che la grazia del Signore ha contribuito a trasfigurarci in meglio, a renderci un pochino migliori, un pochino più belli.
Questo è il senso della Quaresima. Ci lasciamo ricordando questa parola del Padre: questo è il figlio mio diletto, ascoltatelo. Capite? Specialmente in questi tempi dobbiamo ricordare quanto sia importante l'ascolto della parola di Gesù. Ecco, preghiamo anche in questa Santa Messa per tanti nostri fratelli e sorelle, specialmente nelle zone più alte d'Italia, che stanno vivendo un momento doloroso. Lo sapete che per noi adesso dobbiamo renderci conto che è una grazia anche poter partecipare alla Messa Domenicale. E non è detto che ce l'avremo adesso, non voglio mettere paura, d'accordo? Quindi ce l'abbiamo per ora, ringraziamo il Signore, ma alcuni nostri fratelli e sorelle sono collegati in streaming questa sera non per diletto, ma perché non c'hanno altro. Allora, vivere anche, come dire, santamente questo momento di prova, no? Da un momento all'altro la Messa ce la potrei non avere più, potrei non poter più sentire un'omelia, non potrei, non, momentaneamente certamente, questa non è una cosa che andrà avanti in eterno, no? Allora però un momento anche per dire, ma quando ce l'avevo, stavo sempre attento, ascoltavo bene la parola di Gesù, ci partecipavo volentieri, capite, seguivo bene la Santa Messa. Questi sono momenti in cui, dolorosi, e da vivere anche, ma anche forieri di un po' di sane e di sante riflessioni, perché anche quando arrivano i momenti di prova, noi li viviamo come momenti di crescita, anche momenti di crescita dolorosa, ma dobbiamo chiederci, ma siamo sicuri che lo stiamo ascoltando bene il nostro Signore, capite? Che c'è veramente una grande differenza tra ascoltarlo e non ascoltarlo. Voi pensate, per esempio, alla gente che non va mai a messa, sta soffrendo secondo voi per questo, non è cambiato niente, capite, no? Ecco, però è cambiato tutto per tante altre situazioni, no? Quindi spero di aver compreso, di essermi fatto comprendere, insomma, in questo pensiero, no? E è importante approfittare dei tempi di grazia che il Signore ci dona, perché niente è stabile in questo mondo, capite? Niente possiamo dare per scontato, capite? Essere qui, certamente abbiamo fatto bene a venirci, ma prima che una nostra opera buona, è una grazia e un dono che il Signore ci fa, e speriamo, ecco, di riuscire a viverlo bene e santamente. Quindi preghiamo per tutti, siamo presenti con tutti, ringraziamo il Signore per tutti, prendiamo buon esempio anche attraverso gli spunti della parola di Dio, anche dalle prove e dalle vicende dolorose della vita. Siano lodati Gesù e Maria.